Ciao a tutti ragazzi, io sono Carlo of Duty 98 ed oggi siamo nel 9 episodio. Allora, cosa è successo? Un casino. Allora, oggi, vabbè, raccolgo qui intanto. Entro su Minecraft e c'ho la cosa, la transmutation table che mi ha disimparato tutto, qualsiasi cosa. E il traveling trunk si rifiuta di aprirsi e niente ragazzi, quindi siamo nella merda. Ho capito il perché. La cosa buona è che ho capito il perché sono entrato in offline mode, dato che non avevo voglia, perché qualcuno di voi lo saprà, non sono a casa mia in questo momento, quindi non ho la connessione. E cioè, in questo momento, nel senso, alcuni episodi li faccio a casa mia, alcuni no. C'ho la connessione con la chiavetta, però non mandava di mettere la chiavetta ora per fare un episodio, dai. Cosa succede? Che praticamente c'è il gioco che, per esempio, il traveling trunk si è rifiutato di aprirsi perché sono entrati in offline mode e non mi riconosce più come Carlo più di 98. Infatti, se ci avete fatto caso, mi sembra che una volta mi aveva cancellato anche waypoint, questi qui della casa, tutti gli altri waypoint possibili. E così è. Quindi ragazzi, io rientro col mio nome e ci rivediamo sempre qui. Benissimo ragazzi, sono tornato nel mio account e ora siamo nel Nether. Guardate, siamo nel Nether perché sono venuto a prendere altra glowstone, perché voglio un casino di energia, mi serve un casino di energia. Allora, vedo altra glowstone laggiù, tra lava lì. Allora, perché se vi interrompete, dopo scava ancora più velocemente se vi interrompete per un secondino e poi ripartite subito. Se invece tenete pigiato, non scava molto veloce. Allora ragazzi, quasi mi aggiusterei l'armatura, è un po', no vabbè. Bronze legs. Allora, perché, cioè, le gambe ce l'ho di mio, non è che ho bisogno delle gambe di bronzo. Vabbè. Allora, guardate cosa abbiamo lì, un lapislazzulo. E lì abbiamo anche un glowstone, no? Allora, quasi quasi mi faccio un po' così. Ta. Lì, sì. Mossa da pro, ragazzi. Comunque, se voi lo sapete ditemelo, perché io sinceramente non lo so con quale attrezzo si rompe la soul sand. Scrivetemelo nei commenti. Allora, il lapislazzulo per fortuna non è esploso. Allora, a parte che era da solo. Quando sono da soli sti minerali non esplodono mai, per forza matematico. Allora, via. Guardatelo, era quello lì sotto che esplodeva, sto stronzo. Bene, bene, dai. Allora, raga, questo è tutto ferro. Non mi interessa se ora esplode, tanto ce n'erano due esplosivi, ragazzi. Ce n'è ancora un altro? No. Ora spengiamo sto fuoco perché lo voglio io, sti materiali. Quelli lì no.
Sì, anche questo. Allora, vabbè, anche un pochino, anche ora mi sono fatto un altro pochino di materiali. Adesso vediamo un po'. Allora, volevo pigliare quella glowstone che c'era laggiù, perfetto. Allora, come la piglio? Mi sono fottuto. Oh oh. Passerò da questi piani qui più bassi. Allora. Effetto. Allora. Là, oh vai. Allora, dov'è che posso? Qui. Certo ragazzi, io non c'ho manco un picconaccio di pietra. Allora, riprendiamoci tutta la glowstone. Sta qui che è scomparuta. È scompargiuta. Guardatela. No, non è scompargiuta. Allora, facciamo così. Allora, questa è tin. Anche se frizzava, cioè nel senso faceva per esplodere, io non l'avrei cacata comunque. Allora, perfetto, perfetto. Ma si possono craftare i funghi? R? No, questo R. Allora, a parte che sta finendo la corrente, avevo visto un'altra glowstone laggiù e me ne volevo impossessare. Muahaha, perfetto. Oddio! Non immaginavo questa glowstone. Oh, merda. Guardate quanti ne avevo lasciata. Ragazzi, io la lasciavo tutta qui, se non la vedevo. Se non venivo giù a cercare altre beghe non l'avrei vista, l'avrei lasciata tutta lì. Allora, avevo visto dell'altra glowstone qui, non è possibile. Non è possibile che non ci sia. La frutta invece che questo. Dove sei? Dove? Oh ragazzi. Questo isoletto si sparse in mezzo alla lava. Bel troviaggio. No, comunque questo nether è venuto bene, dai, è bello questo. Per una volta c'è il nether bello. Sì, in effetti mi capitano sempre i nether di merda, tutti chiusi. Scusate, ma lo dovevo dire, ragazzi. La ghiaia sospesa. Vabbè, sarà. Ah, ma non è che tipo l'avevo vista, ma era dentro la lava e ci sta, eh. Questo sarebbe il mio nether, eccolo a voi. Joseph Things Far. Eccolo ragazzi, ecco il mio motivo perché sono venuto qua. La fortezza, le fortezze, cioè si entra da lassù, okay. Allora ora tolgo far e metto normal, perché sennò ho paura che in registrazione laghi, anche se, cioè a me va, andava più di 20 fps. Questo è oro ragazzi, questo era oro. Quasi quasi non so se lasciare un po' di roba qui e poi ritornare, cioè lasciare un po' di roba e ritornarmene a casa. Vabbè. No ragazzi, me ne devo ritornare a casa per forza perché ho finito la corrente. Quindi mettiamo questo. Allora, come cavolo lo chiamiamo? Fortezza. Ok. E ce ne ritorniamo a casa. Guardate ragazzi, ora mi si apre anche il traveling trunk. Allora mettiamo questo. Sentite quanto è simpatico. È troppo simpatico, dai. Che intelligente però ragazzi, apre anche le porte. Ah no, non è... Ah, è perché c'era la press plate. Traveling, vieni con me. No ragazzi, mi sa che lui nel nether non c'entra, lo sapete? Mi sa che lui nel nether non ci entra.
Proviamocelo a buttare. Nessun problema, ragazzi, ce lo portiamo via. E lo ripiazziamo nel Nether. Ok, ragazzi, in realtà cioè me ne sono craftato un altro. Allora, vieni con me. Allora, da qua si vedeva la fortezza. Ah, ecco perché. Allora, utilizziamo lupi con questo qua, che me lo son fatto finalmente. Grande. Allora, sta caricando i chunk, ci metterà un pochino, quindi aspettate, eh. No, perché? No. E dai. Allora, ho paura dei blades, ragazzi. No, scherzavo. Allora, short, va bene. E magari qui mettiamo, ah, vabbè, easy, ragazzi, no, perché dopo ci spawnano tipo un miliardo di ghast, quindi non voglio complicazioni. Allora, vieni Trunk, vieni pure. Allora, ti piazzo un po' di netherrack, eh? Sì, preferisci, eh? Preferisci, ok. Allora. E dai. Ho sentito che è caduto e si è fatto male. Aiuto! Madonna. No, che cavolo fai? Non andare a fuoco. Non andare a fuoco. No, ragazzi, se mi sparisce mi incacchio. Vorrei buttarti dell'acqua, ma... Ragazzi, mi... Vabbè. Fanculo. Ho sprecato un trunk. Perfetto. 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 Ma vaffanfoffi, credo, no? A che punto siamo? Ancora un altro po'. Dobbiamo trovare, ragazzi, le verghe di Blaze. Dopo, quando ce ne abbiamo un pochino di quelle, siamo al posto. Minecraft, riprenditi. No. Ok. Allora, iniziamo subito a smantellare qui. Ci dobbiamo qualche... un po' di materiale. Allora, iniziamo, utilizziamo il piccone di ferro. Tanto... tanto il piccone... Allora, ne facciamo uno stack, perché il piccone lo possiamo aggiustare, quello lì, coso lì, invece no, perché quando abbiamo finito la corrente è finita. Basta, punto, cioè, fine. Stop, non si fa più niente. Questo invece si può aggiustare con la covalence dust. Infatti io penso che la covalence dust sia la cosa più bella, cioè, di questo Minecraft. Ok, basta. Continuiamo da qua. 2, 3, 36. Ragazzi, praticamente noi stiamo andando avanti nella fortezza, però spaccando blocchi. Non è che stiamo andando avanti nella fortezza esplorandola, no, spaccando blocchi. Allora, così ne abbiamo spaccati 9. E così ne abbiamo spaccati 12. 15, 16. 64, ragazzi, che calcoli proprio, c'è certi calcoli faccio. Allora, ascoltate. Sento i ghast. Sento i ghast. Sento i ghast. Eccolo, la fortezza là. Ragazzi, ma dove sono? Dove stanno i blades? Voi? Mangiamo qualcosa, perché qui alla fine qui si finisce male, te lo dico io. Ve lo dico io. Blades. Ragazzi, c'è dei blades là, perfetto. Quindi allora noi pigliamo una chest. No. Pigliamo tutta sta roba. No. E cobblestone è questo. Perfetto, quindi noi si fa così.
chest. Mettiamo tutta la nostra roba, quindi sta leva, le torce, no, questo, questa roba, ma questo, questi due, questo no. Allora l'ascia ce la possiamo tenere, la spada ce la aggiustiamo, aggiustiamo. Allora, allora la Philosopher's Stone C, l'elmo non ce lo aggiustiamo, tanto ancora c'ha la vita a metà. Anzi no, sì, ce lo aggiustiamo, perché no. Allora, 5 erano, sì. In pratica per aggiustarlo bisogna metterci tante covalenze dust, quante sono i blocchi che sono stati necessari per farlo. Allora andiamo all'attacco. Allora io arrivo con una torcia e sono un bravo bambino. Non attacco i blades. No, ma erano di là i blades. Non erano di là, erano... Perché sono spariti i blades, ragazzi? Questa non la dovete dire. Sono spariti i blades. Perfetto. Saranno per tipo lassù. Allora, perfetto. Di nuovo, tac, tac. E dai. Lassù io non ci vado, ma col cavolo, vedete, che col cribbio che ci vado. Però è l'unico punto che la race minimap rileva. Eccoli, forse sono là dentro. Perfetto. Allora, pigmen. Ci diamo prima i pigmen zombie, se almeno non danno tanto troppo fastidio. Ok, uccidiamo prima. Sì. Aiuto, aiuto Blades. Aiuto, il Blades mi tira le palle di fuoco. Aia! Fanculo, te che mi infuochi tutto. Sto Blades del cavolo mi sta facendo pigliare fuoco al culo. Porca. Non c'è verso di chiappallo proprio, ragazzi, eh. Sono testardi sti Blades. Forse io ti combatto dall'alto, vieni qua, stupido affare. Lo stupido affare è abbastanza tattico, quanto pare, eh? Già, le tattiche mancano. Ecco lo stupido affare. Eccolo lì. Vieni, vieni. Vieni, vieni, Blazino. Vieni, vieni. Dove stai? Aia! Era qua sopra, ragazzi! L'avete... Ma che stronzo! Che fdp! Che cheater! Bobo noob! Noob! Cheater! Cheater! Noob! 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 Cheater! Noob! Cheater! Noob! Noob! Aiuto, ora mi spara le palle! Schivate. Noob, cheater. Cheater noob. Ora mi sparerà le palle sicuramente. Sparamele. Aia. E sfocati, omino del cavolo. Ok. Allora, ehi. Ciao Blazino. Ma perché non ci chiappo? Ma possibile che non ci chiappo? Dai ragazzi. Allora recuperiamoci un po' di vita. Potrebbe arrivare anche da adesso. Allora. Allora ragazzi, io lo voglio uccidere sto Blaze, ve lo dico, così almeno ci darà una verga finalmente, la potremo trasmutesciare. Sparami pure le palle tanto. Aia! Madonna, non mi dovevi chiappare! Madonnina, così tutta la vita ora mi si deve rigenerare, che palle. Non sia tipo faccio così. Ragazzi, mi ha mancato di brutto sto Blaze. Che coglione che sei. Ah, mi manchi pure di brutto. Aiaiaiaiaia, mi spara nel culo.
Perfetto. Quando non sono infuocati è il momento adatto. Eccole, eccole, eccole. No, no, no. Sapevo che era una brutta idea, ragazzi. Ci ritorno e arrivo. Benissimo, ragazzi. Allora io sono tornato qui. Ho ritrovato tutta la mia roba. Sono atterrato su un coso di tin. L'ho smartellato e boom, è esploso. Non ci sono altro di quei pitman zombie perché mi ostruiva il passaggio. Allora ragazzi, io non lo so perché, ma il Blaze si è despawnato. Allora, non c'è più, non esiste più il Blaze, si è despawnato, non chiedetemi perché. Vabbè, quindi continuiamo ad andare alla ricerca di Blaze. Bella però sta fortezza, diciamolo. Molto, veramente molto. L'avete visto, ragazzi? C'è un intero spawner di Blaze. C'è due spawner di Blaze. Come fanno ad esserci tutti sti spawner? E come fanno a non esserci dei Blaze? Aia! Allora? Sapete, ragazzi, ma perché non ci sono i Blaze? Oddio, 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 oddio. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Via, ragazzi, via, via, via da qui, via di qui, subito, subito, subito. Due verghe, no, quante? Una. Allora devo uccidere anche a te. Mi dispiace. I'm so sorry. Aia, ma come sono morto? Vabbè ragazzi, oramai l'avete capito, dai. Ce l'ho fatta, adesso non devo fare altro che andarmi a ripigliare le verdi e l'avrò finito. Ah, benissimo. Allora, e poi le verghe, va bene, cioè ne ho trovata una sola. Non vorrei che lo zombie facesse in tempo a... Ok. Ragazzi, però io sento i piagnucoli dei cosi, dei gasti. Non mi cava proprio per niente. Ah, vabbè, sono lontani, dai. Poi il bello è che io sono qui senza niente, una spada, senza niente. Allora, ragazzi, io cosa faccio adesso? Piglio. Entro lì, ripiglio la mia roba e poi scappo via proprio... La corsa sfrenata. Allora, perfetto. Sì. Allora, ma prima fa colazione e dopo fai costiere e mezzo giorno. Ci prendiamo la roba così almeno dopo non passiamo neanche di qui. E dai, dai, dai. Non è lontanissimo. Allora, io ragazzi cammino perché almeno nel prosciutto non si consuma. Allora, ma non vedo Blaze al giro io dalla minimappa almeno. Ma stranissimo, ragazzi, io non so perché. Via, 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 riprendi tutta la tua roba. Ciao Blaze, ciao. Ma cioè almeno ho risuato tutto. Sì, mi sembra di sì. Va, vabbè, allora mettiti quelli. Questo, spada in mano. Così, ragazzi, ecco i Blaze. Quindi via, 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 levarti dalle palle. Yahoo! Ragazzi, verga di Blaze. Ragazzi, verga di Blaze. Verghie di Blaze. Verghie di Blaze, ragazzi, verghie di Blaze. Perfetto. Allora la chest e ridammi la roba. Perfetto. Allora ragazzi, quasi quasi me la acchiappo quella glowstone. No, perché dopo casca e non la riprendo per... Non ce la faccio a riprendermela. Ok, perfetto. Allora, come si sale di lì? Perché potevi... Ok, risaluti.
Madonna che laggatina. Quella laggatina mi ha fatto prendere paura di essere dentro alla lava. Sì ragazzi, lo so, fa questo effetto. No, allora, ci potete fare. Perché mi sto quasi muovendo da sé? Vabbè, torniamo in casa. Subito. Riprendiamoci la nostra, i nostri oggetti e torniamoci in casa. Frank, vieni con me. Guardatela sul query come lavora. Lavora? Sì, l'avevo rifornito. Ehi, Enderman? Sì, vabbè, perché gli Enderman hanno paura della pioggia, quindi scappa. Guardate la volpe che stava uccidendo un topo. È la legge della natura, ragazzi. Allora, il trunk mi seguirà, va bene, segui. Ragazzi, sto scattando. Sto andando a scatti. Ragazzi, sto... Madonna! Colpa della pioggia, lo sapevo io. Non è colpa della pioggia. Guardate! Questi due hanno ucciso uno scheletro. Non ci crederete mai, ma neanche io infatti ci credo. Che cazzo? Questo è il mio trunk, levati. Che gli stavi facendo? Guarda, guarda. Bravo Trunk, ti si vedi. Te che sembri una cesta rincoglionita, sei l'unica persona normale alla fine. Allora, qua. Niente, basta. Ok, allora adesso seguimi dentro casa. Ragazzi, devo... Mi sono rifatto l'ascia perché avevo finita. No, finita, mi si era bruciata, cioè. Ragazzi, devo riaprire il mondo. Scusate un secondo, Non fa uguale. Ragazzi, mi sta laggando di brutto Minecraft, quindi io... Ma dai, guardate che schifo. Allora ragazzi, facciamo le ultime cose, poi allora via l'osso e le frecce. Ragazzi, ma non è che è colpa che... Ma no, io prima tenevo così e così. Riproviamo, va. Ok ragazzi, ho già capito, devo riavviarlo proprio del tutto. Guardate, saving chance. Please restart the game. L'avrei fatto comunque io. Ok, ci siamo. Allora. Ok, apriamo l'inventario. Che... Ah già, devo mettere questo coso qui. Ok, come andiamo ora ragazzi? Come andiamo bene? Allora, su, premiamo X, forza, su. Premiamo Z, perché sennò sta cosa mi avrebbe anche un po' asellato. Allora. Ehi, te non mi devi rubare la roba. Allora ragazzi, c'è un comando per move everything spazio click. Tipo così. Una chest vuota.
scelta, spazio click. Spazio click, spazio click. Non fa un cribbio. Move to hotbar to empty slot. Craft all to inventory. Shift. No. Vabbè ragazzi. Ascia ritorna. Perfetto. Ok, allora. Allora, mettiamo a ricaricare il coso e facciamogli insegnare la berga dei Blaze, che vale 1536, che non mi ricordo quant'è 1536. Però ci abbiamo anche quest'altra roba qua, tipo la tin. Sono andato a raccogliermi qualche cosa. Comunque ragazzi, sì, sentite tutti sti animali, è veramente bella la Mo Creatures. Sì, basta, l'avete rotto. Allora, questa roba qua ce la prendiamo, almeno la bruciamo, facciamo quel che gli pare. Sì. E ragazzi, siamo andati nel Nether, abbiamo preso le berghe di Blaze. E la prima cosa che ci volevo fare con una berga di Blaze era questa, guardate. Non ci abbiamo l'ossidiana, perfetto. Ah no, nessun problema. Allora andiamo qua. Se questi uccellini stessero un pochino zitti. Allora io prendo due clay. Due clay, un'ossidiana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora ragazzi, due clay, 8 ossidiane. Cioè, quindi rendetevi conto. A me me ne servivano soltanto 4, ma va bene uguale, dai. Allora, ossidiana. Ender Pearl, una chest, ossidiana, Ender Pearl. Allora, poi mi serviva, perfetto. Allora, mi serviva della lana, vediamo se ce la dà. Perfetto. 2, 1. Mi serviva soltanto una. Allora, e ce l'avevo io dell'ossidiana, vabbè. Una lana e 4 blades. Allora, ma bruciale tutte. Allora, una ce la teniamo. Tiè, no. Dove l'ho messa? Ok. Ender chest. Ragazzi, ci abbiamo le Ender chest, perfetto. Perfetto. Sto girando come un rincoglionito. Allora, l'ender chest ce la piazziamo una qua. Qui, perfetto. Prendiamo i coloranti, cioè... Coloranti ci abbiamo. Allora, ci dovremmo avere delle rose. E dai. Allora, questi, questi. Si piglia... anzi, no, si piglia una rosa e si fa prima, vai. Guardate. Guardate bello, guardate bello l'interno dell'ender chest, bellissimo. L'ender chest si può aprire anche così. E questo è un, vabbè, è un bug che ancora nella 1.4.7 non è stato fixato, quindi mi raccomando di ricordarsene, perché almeno fate prima. Dammi sti lapiscazzoli, perfetto. Ce ne da 8, buono. L'oro, ragazzi. Allora, stavamo dicendo che stavamo dicendo, ah sì, stavamo dicendo che non queste, ma questi due
facendo un'altra ender chest ci abbiamo soltanto la roba della di questa combinazione di colori. Quindi ragazzi, io potremmo usare anche lapislazzuli per colorare qui dentro, tipo, vabbè. Insomma, abbiamo ragazzi il numero, abbiamo una combinazione, un numero di combinazioni pari a il numero di tutti i coloranti che si possono usare elevato alla terza. Ragazzi, sto facendo confusione, non era 3 elevato al numero di tutti i coloranti che si possono fare? No, non lo so. Ragazzi, un casino. Qui abbiamo del carbone, te lo do. Così, perfetto. Allora ragazzi, questa è la nostra stanza della Tommycraft. Questo qui è inutile che lo apro, che ci va, guardate. Aia, 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 il culo, ragazzi, fa male il culo. Allora, ma se noi gli diamo una di queste, quante carni ci dà lui? Cioè, con un golden nugget ci dà 3 bistecche, cioè. Benissimo ragazzi, ci faremo un'altra verga di blaze, di modo che con un'altra verga di blaze ci no, un'altra, un'altra po', tipo uno stack, di modo che le possiamo farci altre, molte altre ender chest. Possiamo farci quel che ci pare, insomma ragazzi. È finita la corrente. Ah, questo me lo ridai. Ragazzi, è finita la corrente? Non è finita la corrente. Non è finita la corrente, ragazzi. Dobbiamo fare dei pannelli solari, ragazzi, perché qui sennò tutte le volte. Guardate, allora, questo me le ridà indietro. Perfetto, allora ragazzi, slippiamo until down. E niente, quindi nei prossimi episodi faremo altre verghe. Vediamo un po' se c'è qualche impiantino abbastanza automatizzato per farle. Se non ce lo troviamo l'impiantino automatizzato, siamo altamente fottuti. Vabbè. E vabbè, allora niente. Volevo fare st'oro qui, ma non mi riesce a fare quest'oro. Allora, questi si chiamano lapiscatoli, lapisdattoli e lapistronzoli, c'hanno 3000 nomi. Allora, dormiamo un pochino perché così velocizziamo l'oro, quella cottura. Cioè, l'abbiamo velocizzata veramente di tantissimo. Ah no 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 no. Ragazzi, guardate cosa le facciamo. Una e due. E qui la corrente non sta scendendo, ragazzi. A parte che è di giorno, quindi con i pannelli solari si ricrea subito. Vabbè, infatti stavo dicendo una bella cavolata. Allora ragazzi, abbiamo fatto una bella cosa, abbastanza bella anche oggi, direi. Assolutamente sì. Quindi niente ragazzi, nel prossimo episodio vi ci voglio tutti a vederlo, perché faremo grandissime, tantissime grandi cose. Magari gliene prendiamo un po'. Faremo grandi cose, ve lo giuro ragazzi, tanta roba. Guardate cosa ho già preparato qua. 16 block breaker. Però non faremo ancora l'impianto, quello lì del generatore di diamanti, perché ci servirebbe un affare, che servono 3 dark matter. Per fare 3 dark matter ci vuole un casino di roba, quindi ragazzi non lo faccio ancora. Allora, ti regalo un po' di questi. Qui niente, qui niente. Se noi tipo mettessimo a duplicare l'oro, i diamanti, oppure direttamente le verghe di blaze, ragazzi, possiamo mettere a duplicare, guardate. Andiamo a duplicare le verghe di blaze. Allora, ti sacrifico. Ti sacrifico. Ragazzi, le verghe di blaze costano tantissimo.
scusate ragazzi, anch'io però sono un pochino il coglione, no? Perché se io lì mi con un oro non basta per duplicare la verga. Qua la verga vale 1536 e l'oro vale 2048. Cioè, vi rendete conto che cagata che stavo per fare? Ma almeno ve ne rendete conto, eh? Allora, ve ne rendete conto, eh? Ve ne rendete conto della stracagatona che stavo per fare? Beh ragazzi, inutile chiacchierare ancora, voglio farmi altre tre, facciamoci altre quattro verde di blaze, dai, perfetto, buttiamole qui dentro. Allora verga 2, tre, quattro, cinque, sei, va benissimo ragazzi. Non abbiamo usato neanche tanta glowstone e ci avanza addirittura, quindi ce la acchiappiamo tutta, la ributtiamo dentro. Uno lo sacrifico di nuovo ragazzi, perché ragazzi però 384, guardate che non è ben poco, è ben parecchio a dirla tutta, eh. Allora ci servono, le ho ributtate tutte dentro, sì. Allora ci servono delle ossidiane, lana, allora, della lana, quanta lana ci dai con una soltanto, che palle, allora, quanto vale la lana? 48. Allora, due ossidiane, lana. Di nuovo finita la corrente ragazzi. Perfetto. E di nuovo finita la corrente. Tanto qui finché non lo mettiamo a fare questo impianto qua, finché non parte questo impianto lì. Allora, ma una chest la possiamo ottenere? Non lo so. Sì. Grazie. Poi che ci voleva un ender pearl, perfetto. Chest ender pearl. Ender chest. Chest più ender pearl uguale ender chest. Ragazzi, io metto un po' di correnti qui dentro perché sennò... Mi metterò tre secchi per uno. E dai, ridami sto secchio. Ultimo. Basta. Allora quanta corrente? Un casino, un bel po' di corrente ragazzi. Per fare quelli dovrebbe bastare. Questi pure dovrebbe bastare. La tin, l'oro, sta roba qua. E ragazzi, quasi quasi lo smetterei di raccogliere la legna, la gomma quella là fuori. Guardate quante ce ne abbiamo. Quasi quasi lo smetterei di raccoglierla. La seconda perché? Perché con la seconda, vediamo se c'è una farina d'ossa. Ce la dovrei... niente, vabbè. Non c'è problemi, ce la facciamo. Guardate.
Allora. Si aprono tutte e due insieme, eh? A noi però so che non ci serve proprio un bel niente. Ma se io metto tipo uno shift click, no, ah, due, va bene. Se togliamo questa, la possiamo andare a piazzare su al query e poi da qui metterci. Allora, due belle ceste grandi. Allora, una, due. Da sotto. Ecco quell'affare lì che odio. Allora ragazzi, per concludere l'episodio facciamo così. Allora, un tubo di legno, un redstone engine, una bella leva. Allora, attenzione. No. Allora, redstone engine, la leva da così, quello risucchia la roba e ce la porta di qua. Ancora non risucchia niente perché è totalmente vuota. Allora, ce la porta di qua. Così noi andiamo su dal query. Guardate, i colori rimangono perché nel chest, vedete, c'è una specie di codice strano lì e i colori rimangono. Perfetto. Non ci abbiamo materiali per salire. Va bene, dai. Servono 14 terre per salire. Oppure per scendere, non lo so. No, nel senso, per scendere, sì, vabbè, avete capito. Uno, questa. Quanta nicolite. Ora basterà fare così. E la roba, guardate quell'affarino, e la roba entrerà anche qui. Da qui esce, perché va nell'altra cesta laggiù a casa. Allora andiamo qua ai motori, ancora ce l'hanno. Starà per finire di sicuro. Madonna, quanta roba! Tre tungsten. Ragazzi, il tungsteno vale due diamanti nel tavolo della transmutation. Allora, mi servono i tungsteni. Allora, ti lascio l'apatite, te dammi questi. Ti lascio la grave, te dammi questi. Allora, guardate. Ta ta ta. No, queste no. Queste sono le mie. Ta 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 ta. Che qui la roba mano a mano sparisce. Guardate. Ci buttiamo anche quest'altra qui. Qui la roba non so perché non sparisce. La ender chest, vabbè, non si può ordinare, lo dovresti sapere. Guardatela, però sparisce una a una per volta, quindi ma andrà pianissimo però. Allora, per ora andrà pianissimo, noi non ce ne frega ben niente. Allora, tanto per divertimento, smantellato lì. Questi li posso anche buttare giù oramai. Nel mio orto non si entra più da punte parti. E quasi quasi smetto di raccoglierla sta gomma, ragazzi. È inutile raccoglierla. Ce n'ho troppa là. Ce n'ho veramente troppa. Guardate la roba che entra di qua. Bello, eh? Allora. Guardate quanta ce ne abbiamo. Io questi ce li rimetto prima. Poi basta, eh. Utilizziamo un po' sta blue electricity qua. No, qui. Poi sono belle perché sono silenziose quelle laggiù, sono cuociono in silenzio. Allora, la cobblestone. Ho finito la cobblestone. Ah, ti sembra, cioè, ti sembra che abbia finito la cobblestone? Ma ti sembra che abbia finito la cobblestone?
No, che ne so, se ti sembrava bastava dirmelo. Ora ne prendiamo 18, ma anche qualcosina più ne prendiamo. Allora, Philosopher's Stone. La roba passerà di là. Perfetto, ragazzi, 5 diamanti. Questa roba me la acchiappo subito, ragazzi. Finita di nuovo la corrente. Ma scusate, con tutto sto vento che c'è qui fuori. Pure questa la fanno anche tanta della corrente. Qui. Eppure qui. Va bene, va bene. E ti stavo tappato. Tungsten ore 16.000. Ragazzi, sono due diamanti. Per tre. Guardate quanti diamanti lì. 11 diamanti. Ragazzi, 11 diamanti. Poi li facciamo imparare questi. Redstone la sa già, la nicolite no. Questo. Facciamo imparare i rubini. Perfetto, ragazzi. Questi il copper sì, lo sa già. Ragazzi, ma chi... Aspettate, questi li mettiamo lì. No. Questi 5 li mettiamo lì. Andiamo a raccogliere la nostra roba. 6 e 6. Ragazzi, ma quanta roba ci abbiamo? Ce l'abbiamo troppa, veramente troppa della roba. Quando uno c'ha troppa roba, lo vedete, ragazzi, è così. Non capisco però perché queste turbine qua su in cima non facciano corrente. Allora andiamo a uccidere sto coso qua. Sto lupacchiotto. Ok, non sembra mi vuoi. Ragazzi, ho sentito un brutto suono. Ah no, niente, era uno scorpione, niente di che. Ragazzi, stanno ritornando a funzionare. Cioè, ma vi rendete conto che potremmo avere la corrente infinita? Ancora non ci sono riuscito a farla. Porco cane. Perfetto. Vai, ho finito l'aura alla corrente, vai. Ci sta che la finiscono, ragazzi, non sto scherzando. Ci sta che la finiscono. Allora, intanto prendiamo sti ori qua. Guardate le batbox ancora. Sono cariche, molto cariche. Possono cuocere ancora un bel po' di roba, eh. Lo dico subito. Giusto così, proprio una cosa da amico, eh. Lo dico subito, sti batbox ancora cuociono. Ma parecchio cuociono. Ve lo dico io, ve lo dico im, my, mi, ve lo dico me. Ok ragazzi, quindi abbiamo cotto tutta la roba. Allora, c'è che io stavo. Abbiamo fatto tutta sta roba, abbiamo fatto, ragazzi, un casino di roba con quei query. È stato veramente un query molto... piazzato bene, devo dire, non ci avevo fatto troppo a piazzarlo così. Allora, le ceste non stanno di certo qua, il rubber wood sì. No, scusate, guardate quanta redstone. È bellissima sta roba. Allora, perfetto, qua c'è tutte le ceste, le metto qua, va. Quindi ragazzi, io vi saluto. Mi raccomando, nel prossimo episodio, il prossimo episodio sarà molto molto bello, perché ve l'assicuro, ragazzi, sarà uno spettacolo assurdo. E vabbè ragazzi, quindi niente, io vi saluto per oggi. Da Call of Duty 98 è tutto.
il traveling trunk che è stato molto utile, anzi uno dei due mi è morto, così ho buttato via altre soul sand, va bene, vabbè. E che stavo dicendo? Ah sì, l'episodio finisce qua, ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti.